un primo piatto dalla consistenza cremosa e dal sapore di mare. Oggi ci tuffiamo nella tradizione della bellissima Sardegna per preparare insieme la fregola con le arselle. Iniziamo! Per arselle, in molte regioni, si intendono le telline, ma in Sardegna e in altre, invece, indicano una varietà di vongole. Io le ho già pulite, lasciandole in ammollo per circa 2 ore in acqua salata. Dopodiché le ho scolate, le ho sciacquate e ora sono pronto per cuocerle. Metto un tegame in caldo e ci verso dentro un filo d'olio. E aggiungo uno spicchio d'aglio. Non appena il fondo è caldo, posso versare le arselle insieme al vino bianco. Copro con il coperchio e alzo alla massima temperatura, lasciando dischiudere le arselle per 4-5 minuti, agitando di tanto in tanto. Eccole pronte! Scolo le arselle in un colino per raccogliere eventuali gusci rotti e della sabbia. A questo punto andiamole a separare, metà intere e metà sgusciate. Le arselle sono pronte, mi occupo del sugo. In questo tegame verso un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Il fondo è caldo, elimino l'aglio e verso i pomodori pelati che ho sminuzzato finemente. Lascio insaporire un istante e poi aggiungo la fregola. La mescolata. Queste piccole sfere, fatte di acqua e semola, assomigliano molto al couscous, ma sono più grosse e prendono il nome di fregola. Anticamente in Sardegna la fregola veniva preparata in casa ed è letteralmente sfregolando l'impasto che si ottengono le palline. E posso bagnare la fregola con il liquido di cottura delle arselle, un po' alla volta, come se fosse un risotto. Regolo di sale e di pepe. Continuo a bagnare fino a portare a cottura e se dovesse finire il liquido di cottura delle arselle potrò utilizzare dell'acqua. Fregola quasi pronta, mancano soltanto le arselle. Lascio insaporire. È tutto pronto, mi sposto al bancone e aggiungo un pizzico di prezzemolo tritato. Amici della Sardegna, cosa ne pensate della mia fregola con cocciula? Qui sotto vi lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove potete trovare gli ingredienti, il procedimento e le dosi spiegate passo passo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like e se avete qualche domanda da fare, scrivetela pure nei commenti. Se invece non l'aveste ancora fatto, correte immediatamente e iscrivervi sul sito di Giallo Zafferano per restare aggiornati su tutte le novità. Questa ricetta vi ha messo appetito? Cucinatela anche voi e poi fatemi sapere.